Miriam, ma che è successo alla televisione? Si vede male. Non lo so. Ha tamponato alcune vetture, insomma. È finito? Logico che ci siano delle tracce. Che si sa della tarda. Ma non è che stasera volevi uscire? No, sono stanca. Finisco in cucina, Vabbè, comunque se vuoi una di queste sere ce ne andiamo a cena fuori. Che dici? Sì. Così, giusto per non stare sempre in casa, se ti va. Potremmo andare anche al cinema, eh? Però i film d'azione dopo un po'... Oh, a me quelli piacciono, lo sai. Sì, ma si potrebbe vedere anche qualcosa di diverso ogni tanto, che so, una bella commedia. Quella dove c'è il fidanzato cretino e lei dopo 10 minuti lo tradisce col primo che arriva. Beh, veramente il primo che arriva di solito è o Tom Cruise o George Clooney. E beh, che vuol dire, scusami, allora fa bene per questo? Che discorsi sono? Siccome Tom Cruise o cosa, che c'hanno questi di speciale, mi fai capire? Sono più belli, sono più simpatici, che discorsi sono? Non lo so, sono divertenti, divertenti. Quindi io, diciamo, non sono abbastanza buffone per te, no? Non ti faccio ridere. Miriam, ti sei messa anche tu a fantasticare come fanno le altre? Ma che discorsi fai, scusa, ma che c'entri tu? No, rispondimi, ti ho fatto una domanda. Hai mai pensato come sarebbe con un altro? Luciano, ti prego, io non ho mai pensato a certe cose, lo sai. Miriam, io di te mi fido. Quando sono in servizio e mi capitano certe schifezze di situazioni, io penso sempre, a casa mia questo non succede, Miriam è diversa. Ma non c'è bisogno che mi parli così. No, 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 c'è bisogno. Io certe cose non le ammetto e non le perdono, lo sai, sì? Tu lo sai che non lo farei mai, vero? Era solo per ricordare.